è Guarda. guarda dell'ospedale? Guarda dell'ospedale questa. Ma che cazzo, perché fa questo lavoro qua? Ma lui è così piccolo, professionista. Lui è più vecchio di quello che sembra, sai? Quanti anni hai? 24. Ah, mazza, sembri più piccolo. Sembra un cucciolo, Sì. vero? Ma fa male, tu vai. Ah no, lo signore sente, è pegato un attimo, tieni, beh, ricordo come gli hai dato il filmato. Io sono più bello, era un 82 di... Com'è che sono tutto? Da sotto che senso? Fare il giro e passerò su. No, no, no. Si spacca tutto, c'è una roba che... Non è andata a fare così, una roba che... Sì, sì, sì. La E, la B, la U la sai fare, bravo. Quest'anno? Alessandro, intanto, che io gli ho già visto l'altro. No, no, metti il faccio. Il corpo delle mie stesse. I secondi e l'inizio della prima ripresa. Oh!
ripresa. Oh,
Thank you.
Thank you.
qua la borsa. Teippi on kuitenkin se, mikä se tukee, ei sen tunne olla. Ei tule liian paksu. Videoiden noi ei tätä saa. Sano itsekin, että hyvä. Hei, no. Thank you.
vince e diventa nuovamente campione italiano dei pesi massimi leggeri per Cappalotti Maurizio Hendler. Un incontro che è finito in maniera anticipata, non si aspettava una fine così veloce del match. Ambedue siete in possesso di un pugno molto pesante, però pensavamo che si andasse avanti, probabilmente sei stato colpito a freddo. Hai ancora un tentativo, non c'è 2 senza 3, giusto? C'è il tuo secondo tentativo di conquista di un titolo italiano. Noi te lo auguriamo e buon proseguo di carriera. Grazie, grazie mille. Rosario Guglielmino! Un applauso! Maurizio, dicendo il tuo name Angel, io lo cambierei con Crazy Angel, cosa dici? Lo cambiamo Antonio, quindi lo vediamo. Un altro avversario che già merita l'applauso a prescindere, però ovviamente qui siamo nella sua città, lei decarlo sempre nel gesto del 3D, praticamente Duran Duran Duran, è vero? Sì, il libro che ho scritto dedicando alla famiglia è stato perché non andasse persa la memoria di una pittura meravigliosa durata oltre 50 anni e quindi un bel giorno mi sono messo a scrivere questo libro avendo paura delle tante pagine bianche che avevo davanti, però un bel giorno sono riuscito a arrivare alla parola fine, quindi grazie al cielo ce l'ho fatta. Colgo l'occasione per ringraziare aver parlato di Boxing Web. Qui abbiamo Claudio Dell'Amore, che è stato l'ideatore e l'editore di Boxing Web. E quindi io sono aumentato che un aiutante, e lui che ha avuto questa idea. E ringraziamo anche Maurizio Roveri, autore di Roveri, di interminabile dedicate ai pugili provenienti da questa terra di atleti eccezionali. E abbiamo qui un atleta eccezionale, Emiliano Marsili, a cui chiediamo semplicemente cosa vorrà fare da grande. Dopo aver momentaneamente stoppato delle velleità per un pugile che forse era stato un attimino sopravvalutato, o comunque la tua tecnica è riuscita comunque a imporre la giusta gerarchia nella tua categoria, hai fatto un bel capolavoro in quell'occasione dimostrando a tutti di essere l'attuale vero campione. Dopo tanti sacrifici sono riuscito almeno a risparmiare un po' di punti e sono contento di questo e spero di poter, diciamo, colorare il mio sogno, andando bene o andando male, di poter ridare l'occasione di fare questa mondiale che non so se tra virgolette più meglio o più meglio, però lo voglio fare, sperare di poterlo fare il più presto possibile perché ho una certa età e sai, sempre fanno ancora è difficile andare avanti. Beh, non c'è fretta, guarda che Leonardo è riuscito a fare qualcosa di buono ad Atlantic City, no, a Las Vegas, poco tempo fa contro Turma ed è leggermente più su di età di te, per cui poi... Certo, Leonard è un grande campione, gli auguro che gli possono dare un'altra possibilità e se la merita e perché no, non portare anche e diventare vittorio anche a 40 anni e diventare campione del mondo. Leonard ha grande possibilità e grande capacità, e se lo merita. Invece parliamo di te. Adesso i tuoi prossimi traguardi ci saranno degli incontri di preparazione prima di raggiungere qualcosa di più eclatante, come cosa vedi in questo momento davanti a te? Non lo so, so che dovrei difendere a giugno, però non so se è un mondiale o se è un anno ufficiale del titolo europeo. Questo non lo confrontiamo con me, non considerato. Io ringrazio tutti quanti di essere presentato qui, ringrazio all'organizzatore Mario Lorei e grazie ai fratelli Duran, Massimiliano e Alessandro e a tutti quanti qui a Ferrara. Grazie a tutti. Io ti faccio ancora una domanda.
che abbiamo qua vicino. La tua carriera la dividerei in due. Io penso che il momento della vera rinascita è stato appunto a Brescia, hai battuto Marasco, sbaglio? Certo, da lì, perché il primo titolo italiano prima di Marasco l'ho fatto 3 anni in mezzo prima, un pareggio con un nido, e poi sono stato abbandonato lì da Marasco. Uscito poi di Marasco, da Marasco poi sono partito. Bene, noi ti auguriamo, perché te lo meriti, come è successo a Leonard, di poter anche oltrepassare i nostri confini e andare a fare sicuramente dell'ottimo pugilato anche all'estero. Noi te lo auguriamo di cuore. Emiliano Mossini, un bel applauso. Oh!
Massimo! Dai Simo! Dai Simona! Dai! Thank you.
tutta lì. Sì. Concentrato. Ha tirato un po' l'erba. Thank you.
Che mi sono persa. Thank you.
vite. Eh? Mal di schiena. Che mi ci male.
miseria. Giudice, signora Quartarone, 97 a 93. Ma perché lì davanti? No, no. Giudice, signor Montella, 97 a 93. Giudice, signor Cavalleri, 96 a 94. Vince e si riconferma. Dai Marcello! No! Inizio della prima ripresa del
Thank you.
Ripetilo! Ancora! Ripetilo! Bravo! Bravo!
picchiato nelle reni. Picchia sotto, che mi sente! Così! Bravo! Ok, bravo! Bravo Marcello, bravo! Thank you.
abbiamo sentito. Stai attento Marcello, stai attento! Marcello, stai attento! Ancora! Allora? Bravo!
Vince Zotta! Paura che ho
10.000 punti per la gara. Lontano da fuori misura, stai in misura, a fare un tiro in piazza per vedere. Non va giù neanche poi neanche, va via arbitro. Ma no, ma no! Giudice Roll, Germania,
118 a 109.